il calcio d'angolo. Senichieric, Fabregas, pallone dentro, il colpo di testa, il gol messo a segno dalla Chelsea con il capitano, ovvero Terry. Dunque Schalke 04, che aveva rischiato subito nel primo minuto di subire il gol del vantaggio, e se la ride ovviamente José Mourinho, venuto qua non per sfidare Roberto Di Matteo ma per pensare a questo confronto. Il colpo di testa, lo stacco perfetto, si ferma, prova l'inserimento William, il colpo di tacco, Hazard, ancora William, il brasiliano, sgaramento il pallone, gol 2-0 per il Chelsea al 28esimo minuto. E a questo punto Fabregas, ottimo inserimento, quindi William, giocata di classe, ancora il brasiliano per cercare il terzo e probabilmente definitivo gol, quello del KO. Calcio d'angolo battuto, autogol clamoroso di Kirchhoff, 3-0, come se l'avessimo chiamato questo gol. E anche Ramirez realizza il primo gol quest'anno in Champions, settimo gol in questa competizione per il brasiliano, stacco perfetto, nulla da fare, difesa completamente allo sbando, quella dei padroni di casa.